mamme ha occupato gli uffici dell'ASL, sì, chiedendo un confronto con il direttore sanitario del distretto Magliese, che si è reso subito disponibile, e con Magliese è stato contattato Pagano, il quale ha ribadito il fatto che il budget non verrà adeguato, però resterà sul territorio, e che dopo contatto con Squillante garantiscono una riassegnazione del budget a una struttura terza che possa garantire la continuità del servizio come procedura straordinaria. Noi siamo ancora qui e rimaniamo in presidio permanente fino a quando non arriverà la comunicazione ufficiale di Squillante che si impegna a risolvere la questione. Ci sono tante mamme preoccupate, il centro Juventus rappresenta, è di fondamentale importanza per quel territorio. È di fondamentale importanza non tanto il centro Juventus quanto il servizio che ha erogato fino ad oggi, perché le esigenze riabilitative dei pazienti sono gravi e non possono essere interrotte, perché altrimenti si distruggerebbe il lavoro fatto. Quindi la necessità prima è quella di garantire la continuità del servizio in modo da garantire degli standard di vita quantomeno adeguati a quella che è la patologia. Ecco, le madri sono nella direzione sanitaria, lo dicevi tu, sono intenzionate a restare lì se non avranno certezze? Esatto, le madri resteranno qui in direzione sanitaria, non si sposteranno di qui fino a che non arriverà il documento ufficiale da parte del direttore generale Squillante che si impegna a riassegnare il budget in tempi certi e brevi ad una struttura terza. Ecco, ma è possibile tagliare servizi importanti come quello che offriva, che offre il centro Juventus? Il servizio si può tagliare perché è un territorio particolarmente fragile in cui l'unica struttura privata è stata accreditata, quindi è l'unica che offriva il servizio e che per ragioni imprenditoriali ha fatto una scelta imprenditoriale che chiaramente non viene incontro alle esigenze del territorio ma alle esigenze di un privato. Il problema è la fragilità strutturale di questo territorio che è sempre sotto attacco da questo punto di vista. 3 anni fa lo è stato con l'ospedale di Sapri, il piano di zona S9 è stato commissariato sempre per una fragilità strutturale e oggi le prestazioni sanitarie.